Ciao, ciao, ciao bambini. Allora, oggi non vi leggerò un libro, oggi vi leggerò una filastrocca, perché in questi giorni era il compleanno di Roberto Piumini, un grande scrittore di storie per bambini. E come tutte le persone che in questo periodo compiono gli anni, non ha potuto fare una festa con tutte le persone a cui vuole bene. Ha deciso di scrivere una filastrocca sul coronavirus per i suoi nipotini che non può vedere e dopo ha deciso di dedicarla a tutti i bambini del mondo. Oggi io la dedico a voi. Che cos'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so. Come mai non si va a scuola? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona, ma di certo non è un re e nemmeno una persona. Ma allora, che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio per vederlo da vicino devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mai fermo se ne sta, invadente e dispettoso, vuole andarsene qua e là. È invisibile e leggero e pericolosamente microscopico guerriero. Vuole entrare nella gente. Ma la gente siamo noi, io, te e tutte le persone. Ma io posso, e anche tu puoi, lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio. Stoppa il volo di quel bruto, tu lo fai e anch'io lo faccio. Quando esci, appena torni, va a lavare le tue mani, ogni volta, tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura. E così, se c'è il birbone, va giù con la sciacquatura. Non toccare con le dita la tua bocca, il naso e gli occhi. Non che sia cosa proibita, però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente, rimanete un po' lontani. Si può stare allegramente senza stringere le mani. Baci e abbracci? Non li dare, finché in giro c'è quel tipaccio. È prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato, ma non è per carnevale. E non è un bandito armato che ti vuole fare male. È una maschera gentile per filtrare il suo respiro, perché quel tipaccio vile se ne vada meno in giro. E fin quando quel tipaccio se ne va, dannoso in giro, caro amico, sai che faccio? Io in casa mi ritiro. È un'idea straordinaria, dato che è chiusa la scuola, fino a che fuori nell'aria quel tipaccio gira e vola. E gli amici, i parenti, anche in casa, stando fermo, tu li vedi e li senti. State insieme sullo schermo. Chi si vuole bene può mantenere una distanza. Baci e abbracci adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni, sono semi da mandare, perché sono semi buoni a chi vogliamo. Io, tu e tutta la gente, con prudenza e attenzione, batteremo certamente l'antipatico birbone. E magari, quando avremo superato questa prova, tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Spero che vi sia piaciuta. Vi abbraccio tutti fortissimo e vi mando un bacio enorme. Ciao!
Ciao bambini!